c'è un altro elemento però più squisitamente politico, però Alessandro, pensa al MES, cioè sulla questione MES sì o MES no, non stiamo parlando di maggioranza e opposizione che sono in contrasto, parliamo di spaccature interne alla maggioranza e interne all'opposizione. Ieri qui Romano Prodi in questo studio ha pronunciato esattamente le stesse parole che oggi pronuncia Silvio Berlusconi nel tuo giornale, per dirti, no? Esattamente. Sì. Ecco, ma guarda, siamo in una situazione di caos che a me ricorda molto quella del 2011. Erano due casi diversi, però insomma il caos più o meno era lo stesso. Vi ricordate l'estate del 2011, lo spread a 500, bim baraman. Allora ci fu un Presidente della Repubblica che con, io lo, come dire, criticai questa scelta tutta la vita e continuo a criticarla, ma fece entrare dalla porta di servizio, e che servizio, voglio dire, della politica, un signore che si chiamava, un tecnico che si chiamava Mario Monti, lo nominò senatore. Ma si chiama ancora comunque. Si chiama ancora, no? Allora sì, certo, si chiama ancora Mario Monti, lo fece senatore a vita e poche settimane dopo lo nominò primo ministro. Io vedo che oggi è entrato da una porta altrettanto prestigiosamente secondaria un tecnico alla Mario Monti, diverso da Mario Monti, che si chiama Colao e che secondo me potrebbe essere l'uomo della provvidenza che tra poche settimane dice: signori, via tutti, adesso faccio io con l'appoggio del Presidente della Repubblica, esattamente come avvenne con Monti, perché c'è troppo caos in giro. Non è neanche più questione di capacità e incapacità, è il caos, e dal caos il caos genera solo disastri.